Allora, siamo all'annata 2000. L'annata 2000 è stata appunto abbastanza difficile, anche se loro scrivono sempre ho vendemmia ottima. Beh, comunque, come dicevo prima, insomma, è difficile che l'uva non venga notevole. Inverno freddo e asciutto, primavera mediamente calda e giustamente piovosa. È stata calda con pioggia a metà luglio e metà agosto, vendemmia asciutta. Quindi annata buona, però appunto nel 2000 non è stata fatta l'annata, quindi in teoria bene per appunto, non è stata fatta la riserva, scusate, quindi in teoria bene per questo vino che comunque ha beneficiato di parte dei vigneti che hanno oltre 25 anni. Il colore, vedete, qua giù là, l'intensità, diciamo, siamo paragonabili a quelle 99, forse un filino un pochino più scarico come concentrazione, la tonalità anche qui leggermente meno accesa e mi fanno presagire insomma un valore un po' intermedio fra 98 e 99, avendo come consistenza anche nel bicchiere non è sicuramente 99, però insomma andiamo. Ecco, sentite, i profumi sono innanzitutto nettamente diversi, perché qui la frutta, perlomeno di primo acchito, la ciliegia di prima è completamente sparita. Ci sono sentori, però i sentori minerali si sentono la spezia, si sente piccolo sentore appunto, anche una spezia quasi, anche qui forse cuoio, forse si può dire rabarbaro, caramella inglese, si può. Profumi sicuramente molto eleganti, però ecco rispetto al 99 così accattivante con questa frutta ci manca un po', manca un po' niente fruttata, però le spezie si vanno anche sul dolce, si sente quasi un accenno quasi leggerissimo vanigliato, ovviamente quell'anno lì hanno usato il barrique, no scherzo, però si sente una spezia dolce un po' particolare che gusto dolce non è riconducibile a nessuna frutta, quindi adesso non saprei dirvi qualche nota, forse un po' di cacao, nota un po' anche, sì, un po' di ferro, un po' di nota, come si dice, ematica. Comunque ecco, sicuramente uno spettro olfattivo molto molto diverso dal 99, però anche interessante, per altri motivi, un po' più freddo come carattere, però una speziatura fine e come? Sì, c'ha bisogno un pochino più per prendere un po' di ossigenazione, provate a metterlo anche nel bicchiere grande, cioè casomai poi dopo lo ritravasate in quello non è, insomma, non è che è un problema, è sempre. Andiamo a assaggiarlo. Ecco, sentite il morso tannico ben presente, direi meno rispetto al 99, tannino meno, consideratelo stiamo bevendo dopo, quindi il fatto che avvertiamo meno il tannino di quello prima vuol dire che ce n'ha abbastanza meno come tannino, però piacevole, cioè una beva molto molto piacevole, forse ancora 99 era quasi troppo sul tannino, sull'acidità. Questo invece le componenti dure sono ben assortite, una bella acidità, sapidità fine ma non invasiva, e questo tannino effettivamente, cioè ecco, se c'è un tannino che piace a me, questo effettivamente si sente, è un po' aggressivo, un po' no, ovviamente questo è un vino da mangiare, quello deve fare una bottiglia in due mangiando un bel arrostino, ecco questo. Perfetto, perché è presente il tannino, è presente l'acido, si sente un po' l'alcol in questo vino rispetto all'altre annate finora. Però sentite come riempie bene la bocca, rimane questa nota di amarena bella persistente, rimane questo un vino saporoso di spessore. Sinceramente al naso gli avrei dato meno, invece in bocca. E anche questo in una fase evolutiva molto interessante, cioè aprirlo oggi non sarebbe un peccato anche come gusto e sensazione.